Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Voglio iniziare questo video facendovi, e facendovi anche da parte di Luna, gli auguri di buone feste e buon Natale, anche se in ritardo. Spero e vi auguro di stare bene, essere in salute. E questo video sarebbe dovuto essere un pochino diverso, saremmo dovuti essere in Toscana e avere appena passato il Natale a Budapest. Però alla fine abbiamo deciso di rimanere qua a Milano e evitare di girare troppo. E niente, in questo video vi voglio portare con me in quello che è stato il nostro Natale, il nostro festeggiamento a casa da soli. Diciamo che in questo video noterete che il mio umore non è al massimo, un po' perché mi sono lasciata prendere da un po' dallo sconforto, lo ammetto. Però dopo averne parlato su Instagram, e io vi giuro, cioè ringrazio ogni giorno per la mia community, ho capito che dovevo reagire, soprattutto perché mi stavo autolimitando e quindi da un paio di giorni ho cambiato totalmente umore, ho capito e ho fatto mente locale, ed è una cosa che mi succede spesso, che mi faccio prendere dagli altri, da tutto, e lascio che queste cose esterne mi opprimano. Però sono riuscita a fare un passo indietro, guardare con razionalità la mia situazione e ricentrarmi. Tanto che l'altro giorno abbiamo riprenotato per la terza volta il nostro viaggio in Ungheria. Partiamo il 5 e quindi speriamo davvero di riuscire questa volta a portarvi con noi a Budapest. Poi basta, per il resto io vi lascio il video. Una cosa che ci tengo a precisare, ci tengo veramente tanto, ed è una cosa che è emersa dal vlog precedente: ciò che io vi mostro nei miei video, in cui vi mostro delle ricette o un mio piatto, non rappresenta poi tutto quello che mangi in un giorno. Sono delle idee, degli spunti, delle cose che voi potete utilizzare per appunto come consigli, come spunti o come intrattenimento, ma non utilizzateli per calcolare o quantificare quanto mangio io. Io apposta non faccio vedere tutto ciò che mangio, proprio per evitare che qualcuno si metta a fare questi calcoli o faccia dei paragoni. Ognuno ha una propria personalissima dieta, intesa come regime alimentare, ed è appunto personalissima. Quindi io apposta, quando faccio dei video dove mostro qualche alimento, non faccio vedere quanto mangio tutti i pasti, proprio per evitare questo. Mi raccomando, se questi video vi causano dei problemi, non guardateli, evitateli, non lasciate che dei contenuti su internet vi influenzino negativamente. Detto questo, io vi lascio al video e basta. Un grande abbraccio, un forte bacio, noi ci vediamo nel prossimo, sapete più o meno che video sta per arrivare, devo ancora filmarlo tutto e ho un giorno perché oggi è il 29. Perfetto. Mi raccomando, se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi lascio al video. Ciao ciao! 3 anni e mezzo che non faccio un albero. Che gioia. Lo spirito natalizio del Grinch. Andiamo? Su! Civica mi sono finito una taglia. Si inizia bene, meno male ero quello io, quello non c'è. Io ho comprato la scheda lì. Allora, ora ci vuole pazienza, per aprire tutte le foglie, vanno aperte per benino. Dai, su, animo! Metti un po' di sound. Che dici? Amo santo Natale, amo santo Natale. Sì, ma non mi piace fare l'albero. Fai tanto la bulla, ne fai tanto il grinch. Ma non è la bulla, è tanto, lo sappiamo che quello... L'albero lo farai tu. Perché sono per l'erdito. No, sei precisetti, quindi non andrà mai bene con mettere le palline. Ma no, può essere, sì, ci sarà la revisione. La revisione di cantiere. Ma lo facciamo solo da un lato tutto. Solo da un lato. Cioè no, la parte dietro non lo riempiamo. Cioè mettiamo due o tre. Guarda che sei bello piano davanti. Ma buona cosa ti osserva. Sì. Non so. Ehi, bella. No, Ma Jimmy! Ica!
bellino, ma a me stanno sempre male. E tu c'hai la testa grossa. Sì, te lo stavo per dire, evita di fare... Come sta? Non ti andare a guardare lo specchio. Certo, ovvio, subito. Ma scusa, aspetta. Ma qui si vede che ci sei passate, non hai aperto niente. Ah, che rompivalle. Ma quindi posso andare? Un po' di musica, sì, però un po' di musica, dai, su. Ma allora, mi stai chiedendo un po' di musica. Cose. Metti un po' di musica. Ma aspetta, scusami. Vai, ok, ora metti la musica. C'è un ordine particolare in cui devo mettere le palline? Sì, 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 no, un po' mister. No, 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 ferma, no, no, queste ferma, cose no, ferma. No, non mi piace. Non cioè, mi piace. Deve girare intorno, non si fanno gli appendini. None, ferma. È tremendo, è bruttissimo. Ferma, voglio Vai, solo... sembra fatto in sezioni così. Sembra, voglio solo vedere com'è con le luci più piano. Tremendo. Oh, hai visto? Sono i colori del Natale, ma dai! Lo voglio rosa e verde! Wow! Povero me. Povero. Ammazzata. Ehi, lancia? No. Lancia? No. Lancia, dai! Gol! Cazzo, mi è quasi... Sei quasi... tu che sei felice. Allora, con 5 gratta e vinci dell'Esselunga, almeno una gioia ce la possiamo portare a casa. Vado? 5. 5 sono tanti, Ecco. Tac, sono anche uno dopo l'altro. Allora. Ritenta, ottimo, iniziamo bene. Spumante, 128, spumante. Allora, ho 128 spumante. Mi ha vinto! Abbiamo vinto lo spumante! Sì. Regolamento. Gratta i 6 quadri e se trovi 3 loghi identici avrai vinto il relativo premio. E gli altri spumante, spumante, spumante. No, non grattare. Ah, abbiamo vinto lo spumante! Cazzo, sei pure un bravo. Sì, davvero. Vabbè, magari. Cazzo, no, l'abbiamo bruciato la nostra fortuna con quello. L'ultimo. È l'ultimo. Oh. Spumante. Aia. Abbiamo vinto uno spumante! Ah, lascia fare, ci brevamo. Ottimo! Un Franciacorta Doc G. Questo è il tutorial come non fare un pacco regalo, perché io non so assolutamente incartare i regali, ma this is what you get con me. Quindi, qui ho il regalo di Jimmy, qui dentro. E adesso devo incartarlo. Quindi, ho della carta assolutamente riciclata da... regali dell'anno scorso, noi non si butta mai nulla, anzi Jimmy è quello che apre i pacchetti per bene, io mi lamento di questa cosa, però poi ne traggo i benefici, perché guardate che carina questa carta, perfetta, anche perché non ha senso che io per i pacchetti che vado a fare io spreco della carta nuova, quindi ho a scelta fra questo e questo.
No, questo mi sembra un po' troppo piccolo. Perfetto. Grazie, Totto. No, aspetta. Un altro po' piccolo. È perfetto. Quindi... Sì, cioè, ho fatto di peggio, posso dirlo. Non sarà preciso, perfetto, ma copre e fa la sua funzione. Vediamo se ora trovo un fiocchettino, perfetto. Sta bravissima! Ecco, noi abbiamo proprio una borsa con tutti i nastrini e fiocchettini riciclati. Pensiero che conta. Appresa la notizia, ci siamo organizzati a tempo di record. Abbiamo fatto un piano d'azione. Guardate, questo è quello che ha scritto Jimmy, un pochino più ordinato nella mia agenda. Programma Natale 2021, perché praticamente, vabbè, questo perché Jimmy guarda Crozza e a lui piace da morire quando prende in giro quello veneto, Zaia, e dice la Tabea. Comunque, allora, in realtà abbiamo fatto un mix, perché io sono abituata a festeggiare il 24 sera facendo una cena di pesce e il 25 a pranzo con carne. Invece Jimmy è abituato a, in realtà, festeggiare soltanto il 25 a pranzo, mentre il 24 sera andava da sua nonna, andavano alla messa e poi tornavano a casa e facevano pandoro, panettone con creme, mascarpone, eccetera. Quindi abbiamo deciso di fare entrambi. Quindi questa sera cena a base di pesce. Il menù prevede un antipasto con tartare di salmone, insalata di finocchi e arance. Di primo una crema di zucca con i gamberoni e di secondo il branzino al sale. Proprio un menù facile facile, ma ho voglia di divertirmi un pochino in cucina. Quindi io ora sono pronta, è il 24 pomeriggio, e inizio a mettermi ai fornelli. Ho già cotto la zucca, mi sono portata avanti, e differentemente da come la cuocio di solito, per fare anche più in fretta e recuperare un pochino di tempo, l'ho cotta intera in forno. Jimmy è rimasto abbastanza basito e scioccato da questa cosa, ma non c'è niente di male. La zucca si può benissimo mettere su una leccarda e buttare in forno così com'è, e in mezz'ora, 40 minuti, è cotta. E adesso basta soltanto tagliarla, togliere i semi, che si possono benissimo riutilizzare e tostare nuovamente per fare i semi di zucca tostati, e si scava la polpa. In realtà la sto praticamente facendo dentro il frullatore, perché è troppo comodo e tutto si mescola alla perfezione. Quindi sale, pepe, tutto dentro. Non c'è moscata, fondamentale per la crema di zucca. Perfetto. E il prezzemolo. Non so se vi ho mai fatto vedere come pulisco il frullatore. Acqua, sapone dei piatti, tappo. Lo so, è geniale. Nell'esse lunga abbiamo trovato queste code di gamberone argentino. Adesso vediamo. Wow, la Madonna. Allora, una volta puliti bisogna togliere l'intestino e la relativa cacca. Quindi si fa una piccola incisione, si apre ed eccola lì, ed è praticamente una sacca, quindi si tira su e da qui molto delicatamente si tira ed ecco che viene via tutto. Ok? Questo, wow, mi raccomando ragazzi, non si mangia, quindi è molto importante ripulirli. E poi sono perfetti così. Beh, viene via tutto in uno. Un po' tutti noi l'abbiamo mangiata qualche volta. È successo.
Beh, spero non al ristorante. Al ristorante no, e beh, è il minimo. Questa non ce l'ha. Ah no, eccola. Boia. Era in fondo. Controlla l'altro che non ce l'aveva allora. Ce ne sono ancora tanti. Vai. Io ti do supporto psicologico. No, ora lo fai tu. Ti ho insegnato. Ah. Per il branzino si fa un trito di prezzemolo. Allora, su una carta sale grosso. Quindi finiamo prima quello vecchio. Si mette. Quindi un bello strato di sale, branzino, dentro il limone con il prezzemolo. Adesso devo ricoprirlo, in realtà spero che mi basti. Come rendere la cena di Natale un epic fail. Scusate, ma è passato di qua anche l'architetto che ha... Guarda che spettacolo. Meglio di una barriera per evitare che sale cada. Ecco, no? Effettivamente, guarda, ora è perfetto. Top. Che bravo visto? Che sei. Geniale. Uela, mai organizzati così, eh. Che bella. Ciao, ho preso la toglia. Che bello. Beh. Per essere abbastanza improvvisata questa tavola, super. Tutto improvvisato. Sì. Buon Natale! Anche da loro, guarda quanto è cresciuta. Mangiamo ora. Stappa il vino. No, stappo io. Sì. Vieni qua. Allora, che vi si dice? Buona vigilia di Natale, buon Natale, tanti auguri e buone feste in generale. Importante la salute e basta, quello. Hola! Dai, ora stuzzichini ora e vino, via! Su, vai! Io, crepe ai kiwi per me e per Jimmy ho fatto questo rotolo di crepe farcito di purè di mele. Taglialo, vediamo dentro. Bello! Wow, spettacolare! Bellissime! Miam! Buone? La bomba! Buonissime! Ah, ci se lo dice Jimmy. Buonissimo. Dai, domani filmo tutto il procedimento. Yay! Sto contenta. Buongiorno e buon Natale! Buon Natale! Dov'è Gimolino? Buon Natale! Buon Natale! Non ti si vede. Ragazzi, guardate cosa mi è arrivato da Dyson. Devono aver visto il mio tutorial per fare i capelli lisci e il mio disagio nel non saper fare i boccoli e quindi hanno detto Silvia te lo mandiamo noi, quindi ha ricevuto questo. Adesso dopo, prima di pranzo, mi faccio le onde, quindi lo proviamo insieme. Questa mattina siamo in fase di preparazione pranzo, una mattina molto molto lenta, chiamate con i parenti eccetera. Comunque spero che state passando o abbiate passato un bellissimo Natale. Io ora mi metto i fornelli. Forno almighty, oggi contiene tutto, un po' stipato, flan, patate e faraona. Ciao, io vado a farmi la doccia, che bello, tutto da solo. Finalmente le waves! Però senti, per essere la prima volta non aver guardato, cioè aver guardato 30 secondi di tutorial non è male, è spiegato molto bene. Ecco. Finalmente una spazza decente. Anche. Certo che voglio vedere.
che se dovrebbe stare un po' di più, però no. Quella, ma no, è un pacchetto regalo. È un pacchetto regalo. Quella. Stupendo. Direi risultato stupendo. Sono super fiera, guardate che belli che sono. Stiamo preparando per il pranzo di Natale. I soliti 50 gradi e Bahamas in casa, ma sembra comunque Natale. Ma con tanto di termosifoni spenti, eh? Sì, si sa. Sottolineiamo. Si sa, si sa.